Se si parla di aperitivo a casa mia, non possono mancare i grissini. Sono dei sottili bastoncini di pane molto sfiziosi e che possono essere accompagnati a tutti i salumi, i formaggi, a tutti i prodotti buoni che sono presenti nel momento dell'aperitivo. Io a casa li preparo sempre ed è molto bello farli e naturalmente poi gustarli insieme agli amici e a tutta la famiglia. Per preparare i nostri grissini ci serviranno i seguenti ingredienti. Per il prefermento biga, 400 g di farina tipo 0 forte, 200 g di acqua, 4 g di lievito fresco di birra. Per l'impasto, tutto il prefermento biga, 100 g di farina di Enkir, 80 g di acqua, 1 g di lievito fresco di birra, 5 g di malto in polvere, 12 g di sale, 25 g di olio extravergine di oliva. Per impanare, farina di mais fine. Partiamo con la preparazione dei nostri grissini. I grissini devono avere la caratteristica di essere naturalmente molto croccanti e anche molto leggeri. Per fare l'impasto partiremo con un prefermento, la biga. Semplicemente prenderemo una parte della farina della nostra ricetta e la andremo a impastare con dell'acqua e un po' di lievito di birra e lo faremo fermentare per un periodo di tempo che va dalle 16 alle 18 ore. Quindi aggiungiamo anche il nostro lievito di birra e l'acqua. A questo punto dobbiamo miscelare ma non impastare, cioè semplicemente andiamo a far toccare alla farina l'acqua e creiamo un prodotto che sia abbastanza grezzo, proprio perché in questa fase il nostro composto non deve lievitare ma deve fermentare. C'è una bella differenza tra lievitazione e fermentazione. Se noi andassimo a impastare bene, in questo caso questo composto, andremo a creare questa maglia glutinica, questa rete che poi tratterrà i gas e farà lievitare il nostro composto. Se noi invece andiamo semplicemente a sbriciolare, quindi l'impasto di acqua e farina, avremo un composto che non lieviterà ma fermenterà. E quello che ci serve a noi è proprio la fermentazione, perché ci renderà poi il nostro prodotto finale, in questo caso i grissini, più gustosi e soprattutto con una crosta molto più croccante. Quindi andiamo proprio a spezzettare il composto e lo schiacciamo grossolanamente con le mani. Ecco, a questo punto, quando abbiamo schiacciato bene il nostro composto ed è molto molto granuloso, dobbiamo farlo fermentare, quindi riposare per un periodo di tempo di 18 ore alla temperatura di 18 gradi. Io naturalmente ce l'ho già pronto e ve lo faccio vedere. Vedete la differenza tra la biga appena fatta e la biga fermentata? Lo si vede che non è lievitata, ma ci sono proprio queste ragnatele, no, dell'impasto, che stanno a simboleggiare proprio la fermentazione che è avvenuta. Naturalmente, se a casa avete problemi ad avere 18 gradi, non avete un posto dove i 18 gradi non ci sono, che cosa potete fare? Potete lasciare la vostra biga un'ora fuori dal frigo, quindi a temperatura ambiente, e dopodiché andarla ad inserire per 24 ore in frigorifero. In questo caso avrete comunque sempre una fermentazione fatta bene. A questo punto che cosa facciamo? Andiamo a prendere la nostra ciotola e andiamo ad inserire la biga. Allora, un'altra regola fondamentale per utilizzare questi prefermenti: la farina della biga, abbiamo utilizzato una farina tipo 0 che deve avere una buona forza, quindi molto forte, e serve una farina tipo 0,00, quindi una farina bianca. Mentre invece per poi l'impasto vero e proprio, qui andiamo ad aggiungere ancora della farina, qui si possono utilizzare delle farine anche più gustose e anche molto più deboli. In questo caso andiamo ad utilizzare una farina di monococco Enkir, che è proprio famosa per avere un grande gusto e soprattutto molto poco glutine, quindi una farina debole. Andiamo ad aggiungere ancora un pizzico di lievito di birra. Andiamo ad inserire anche il malto in polvere. Questo, quando si utilizzano le bighe, è molto importante, soprattutto nella fase di cottura. Andiamo con l'acqua, ne avanziamo pochissima per il sale e iniziamo ad impastare. Utilizzando la biga, la fase dell'impasto sarà molto più veloce, perché abbiamo una parte di farina che è già stata leggermente miscelata e soprattutto ha già avuto una prima fermentazione. Quindi andiamo ad abbassare anche i tempi, non solo di lievitazione, ma andiamo ad abbassare anche i tempi di impasto. Ora è il momento del sale.
e la restante acqua. E a questo punto andiamo con l'olio extravergine di oliva. A questo punto dell'impasto potete decidere anche di aggiungere delle spezie o delle erbette, darete un tocco di originalità in più ai vostri aggressivi. E ora finiamo l'impasto dei grissini sul tavolo. Perfetto, il nostro impasto è pronto e ora lo mettiamo nella ciotola e lo facciamo lievitare coperto da pellicola per 45 minuti a temperatura ambiente. Il nostro impasto è lievitato, ha fatto anche una bella bollona, guardate che bello. E adesso andiamo a prepararci per fare la preforma che poi servirà per spezzare i grissini. Allora, che cosa facciamo? Prendiamo farina di mais. Io in questo caso utilizzo una farina di mais fine perché ci darà quella parte croccante. Naturalmente potete utilizzare della farina di riso, della semola di grano duro. A me piace tantissimo con la farina di mais perché proprio molti grissini tipici del Piemonte vengono anche fatti e spolverati con la farina di mais. Facciamo scendere il nostro impasto e andiamo a crearci un filone bello spolverato di farina di mais. A questo punto prendiamo una teglia, lo andiamo a posizionare sulla teglia e lo facciamo lievitare per altri 20 minuti in modo poi da fare i grissini. Io naturalmente ce l'ho già pronto ed eccolo qua. In questo caso la pasta si allarga leggermente, lievita un po' e diventa anche più estensibile. Adesso con un'altra teglia andiamo a creare i grissini veri e propri. Quindi ritorniamo con la nostra farina di mais sul tavolo, facciamo scendere la nostra pasta e andiamo a creare i grissini. Eccoli qua, vedi? Andiamo a tagliarli e poi li allunghiamo in questo modo. Il termine grissino sembra che derivi da grissia. La grissia è un pane piemontese di forma stretta e allungata. La storia narra che anche Napoleone Bonaparte si facesse arrivare questi piccoli bastoncini da Torino e se li facesse, diciamo, portare almeno un paio di volte a settimana da Torino a Parigi. E poi da lì probabilmente sono diventati famosi in tutto il mondo. Andiamo ad allungarlo. Una tipologia di grissino viene anche chiamata rubatà, che significa arrotolato, perché la tecnica può anche essere una tecnica di arrotolatura e li riconoscete i rubatà perché sono proprio arzigogolati, a differenza di questi che sono semplicemente allungati e stirati a mano. Quindi nel momento in cui dal tavolo andiamo sulla teglia, allunghiamo il grissino. Questa la mettiamo in un contenitore, la faccio riposare in frigo e li finirò dopo. Ora i nostri grissini devono ancora lievitare a temperatura ambiente per 20 minuti. Bene, i nostri grissini sono pronti per andare in cottura, ma prima di andare in cottura ricordatevi sempre di controllare sulla teglia che i grissini durante l'ultima lievitazione non si siano attaccati troppo, altrimenti non riusciranno a cuocere bene e non vi verranno belli croccanti. In questo caso ci sono alcuni grissini che lievitando si sono attaccati, quindi andiamo a dare una rispolverata di mais e andiamo delicatamente a separarli bene. Questo passaggio è fondamentale da farlo un attimo prima della cottura, proprio perché riusciremo ad avere una uniformità di cottura dei grissini. Quindi staccateli se per caso si sono attaccati troppo vicini. E andiamo in forno. I nostri grissini devono cuocere a 250 gradi per 15 minuti. Bene, i nostri grissini sono pronti. Che profumo! Allora, li sforniamo subito qua, li avvolgiamo all'interno di un canovaccio. Eccoli qua. E siccome in Piemonte l'aperitivo dei contadini viene chiamata merenda sinoira, che è un po' una apericena, una merenda abbondante che va quasi a sostituire la cena. Allora io ho preparato una piccola sorpresa.
che è un tagliere di salumi e formaggi proprio tipico dell'apericena piemontese, della merenda sinoira piemontese. Quindi i nostri grissini accompagnati dal tagliere di salumi e formaggi sono pronti per l'aperitivo di casa mia. Per realizzare i grissini iniziamo a preparare il prefermento biga, miscelando la farina, il lievito di birra e l'acqua. Otteniamo un composto granuloso che facciamo fermentare per 18 ore a 18 gradi. Impastiamo in una ciotola la biga con la farina, un altro po' di lievito di birra, il malto e una parte di acqua. Aggiungiamo il sale, la restante acqua e l'olio e impastiamo fino ad ottenere un panetto liscio. Lo mettiamo a lievitare in ciotola per 45 minuti a temperatura ambiente. Spolveriamo il piano con farina di mais, impaniamo il panetto e lo facciamo rilassare per 20 minuti in una teglia. Lo tagliamo a striscioline con l'aiuto di un tarocco e formiamo i grissini, stirando la pasta con le mani. Posizioniamo i grissini su una placca da forno, li facciamo lievitare per 20 minuti, li spolveriamo con un altro po' di farina di mais e li cuociamo in forno a 250 gradi per 15 minuti. E i nostri grissini per l'aperitivo di casa mia sono pronti!